Gesù disse loro: se non mangiate la carne del figliol d'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Gesù stava spiegando il motivo per la quale egli era venuto sulla terra. Era necessario, era indispensabile il suo sacrificio. Gesù stava annunciando la croce e questa parola ha prodotto convincimento. Questa parola che arriva a giudicare i sentimenti più reconditi, così come è scritto in Ebrei capitolo 4, è affilata, più affilata di una spada a doppio taglio, raggiunge l'intimo del cuore. Prenderemo sì del semplice pane, berremo sì un goccio di vino, ma il punto è che noi stiamo testimoniando che quel pane, quella carne, ha soddisfatto la nostra vita, ha riempito il nostro cuore, ci ha dato la rivelazione che non potevamo mai raggiungere, seppur intelligenti, colti, sapienti, audaci. La rivelazione è pervenuta dal cielo e noi abbiamo mangiato di questo pane. Abbiamo assaporato la parola di Dio, che ci dà questa certezza non solo dell'esistenza di Dio, ma ci ha dato la certezza, la conferma della sua somma autorevolezza, della sua grande potenza. Dirà Gesù: questo è vero cibo, la mia carne, e questa è vera bevanda, il mio sangue. Come per dire: non c'è altro elemento, non c'è altra cosa che potesse avere più valore di quello che io sto offrendo per tutti voi. Quel sangue è l'offerta del nostro sommo sacerdote. La via nuova adesso è tracciata e la via nuova inizia proprio dalla croce, dove Gesù dà questo sangue prezioso. Infatti non siamo stati riscattati, dirà l'Apostolo Pietro, con oro o con argento, ma con il prezioso sangue di Cristo Gesù. Questo sangue così prezioso che basta per poter perdonare il peccato di tutto il mondo. Chi mangia la mia carne, dirà Gesù al verso 56, e beve il mio sangue, dimora in me e io in lui.